Mi sta cadendo di nuovo il telefono, non è possibile. Stai su. Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Io sono una ginnasta del CSB e oggi vi farò vedere la mia night routine. In realtà è una routine un po' diversa dal solito perché... Gira a destra su via Don Giuseppe Morosini. È il navigatore. Perché di solito mangio a casa e dicevo, è una routine un po' diversa, una bagliata dal sole. È una routine un po' diversa dal solito perché, vabbè, di solito mangio alla a casa. Routine, prendi la prima uscita su località Tabà. Mentre stasera abbiamo deciso con mia mamma di andare a mangiare a Scalo Milano. E vabbè, per chi non lo sapesse, si trova a Opera. È una specie di outlet di tutti i negozi. E niente, quindi mangiamo lì e niente, vi lascio al video. Siamo appena arrivate a Scalo Milano, appena si vedrà qualcosa, è una mucchia di case, cioè di negozi, appena si vede qualcosa ve lo faccio vedere, giuro, perché ce n'è uno in monopattino se volete vedere. Siamo arrivati, vabbè, prima di mangiare in realtà facciamo, anche perché non so che ore sono. Sì, no, che ore sono? Ops, ho fatto una foto. Sono le 6:26. Andiamo all'outlet della Galbusera a prendere delle robe. E poi, perché dobbiamo andare poi? Poi andiamo dall'erbolario. Poi andiamo dall'erbolario e poi andiamo a mangiare. Questo è Scalo Milano, per chi non ci sia. No, non è. Per chi non c'è mai stato. Allora, abbiamo fatto un sacco di compere e in realtà non abbiamo ancora finito, but dopo, quando torno a casa, vi faccio vedere quello che ho preso. Adesso stiamo cercando un posto dove mangiare. C'è una grande quantità di scelta per mangiare, come potete vedere, e boh, adesso vediamo. Abbiamo optato per questo ristorante dove fanno pollo e pollo... Boh, penso sia solo pollo, sì. Allora, ho appena finito di mangiare e adesso sto andando a ritirare dei bicchieri che abbiamo preso prima e poi torniamo a casa e vi faccio vedere quello che ho comprato. Allora, come vi ho detto prima, sto tornando a casa e volevo condividere con voi il fantastico cielo che c'è stasera. È veramente bello, ti dà quell'aria di pace, serenità. No, a parte gli scherzi, volevo condividere con voi questo fantastico paesaggio, che in realtà non c'è un granché, però il tramonto lascia senza parole, ecco. Dove vado? Segui la strada. Che vuol dire? Vai dritta, no? Il terrore scorre sul filo. Cosa vuol dire questa cosa? Scusami, Niente, amore. Guarda la strada. Io guardo la strada. Questa fa parte della tua, come si chiama, che la chiami? Se... Mi apri il cancello, per favore. È aperto il cancello. E voilà. Sani e salvi. Perché si sta chiudendo? Ecco, aspetta, frena. Sono frenata. Ecco, adesso si dovrebbe riaprire. Cioè, sani e salvi. Sono ritornata a casa. Non vi preoccupate, siamo arrivate a casa sane e salve, senza neanche un graffio. E adesso vi faccio vedere quello che ho comprato. Allora, come prima cosa vi faccio vedere i bicchieri che abbiamo comprato. Amore, ciao! Ciao, patatina! Allora, sono molto particolari, ve lo dico prima. Sono apparentemente normali, ma poi... Ah! Ciao, amore!
Ciao amore. Ame. Ciao. Vabbè, e questi sono le prime cose che abbiamo comprato. E niente, eccoli qua. Abbiamo preso due rossi, due viola, due arancioni, due verdi. E dobbiamo, ci manca il doppione del giallo e dell'azzurro, ma che arriveranno. Questo è quello che abbiamo preso all'outlet della Galbusera. E sono, vabbè, le fette biscottate, i biscotti. Non so in realtà chi li mangi, però vabbè. E altri biscotti che anche qua non so chi li mangia. E altre fette biscottate, che queste mi sembra le mangi mia mamma. E queste sono le cose che abbiamo preso all'outlet della Galbusera, come ho detto prima. E qua abbiamo compagnia. Ciao. E alla fine ci siamo concesse un piccolo regalino e abbiamo preso sì, perché a Scalo Milano c'è l'outlet dell'Aribo e quindi abbiamo preso queste qua che sono le coca-coline, che sono buonissime, e la liquirizia, che vabbè è un'altra che è buonissima. Mi sono cambiata e mi sono messa nella mia tenuta da notte, molto tranquilla. E allora, di solito la sera guardo un film, di solito con mia mamma o da sola, prevalentemente da sola, però stasera non ho molta voglia di guardare un film, guarderò probabilmente la continuazione della mia serie TV e sto guardando How I Met Your Mother, che tra parentesi è molto 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 bella, ma prima di guardare la serie TV mi lavo la faccia. Essendo una night routine, non è successo niente, stava solo cadendo il telefono. Dicevo che essendo una night routine, temo che sarete obbligati a farmi compagnia nel mentre che faccio, che mi pulisco la faccia. Allora, dovevo andare dall'erbolario, ma alla fine non ci sono andata, però c'ero andata qualche tempo fa e avevo preso una crema buonissima alla fragola, è fantastica. Questo sono dettagli. E niente. Ho dimenticato qualcosa. Sì, il dischetto. Dicevo che questa è una night routine diversa dal solito, perché a parte che sono uscita a mangiare, ma io normalmente quando torno a casa dall'allenamento, la prima cosa che faccio è la doccia. E vabbè, perché sì, sono tutta piena di magnesio, mi dà fastidio. E poi magari studio un pochino, visto che, come avete visto, sto facendo un po' di patente. Quindi studio un po' patente, poi sto leggendo un libro per la scuola, che sono I Malavoglia, che tutti dicono che sono abbastanza carini, in realtà è uno strazio, cioè è molto pesante come libro. Mentre ci sono altri giorni, tipo il mercoledì, che faccio solo mezzo allenamento, che ho più tempo, al pomeriggio di solito vado a guidare con mia mamma, giusto per fare un po' di pratica, così nel frattempo che sto studiando patente. Poi quando avrò la patente, ovviamente non avrò più bisogno di mia mamma, ma nel mentre ho bisogno. Poi di solito, ceno, poi mi lavo la faccia come sto facendo adesso. La fine della serata è uguale a quella che sto facendo adesso con voi, quindi l'unica cosa che cambia è che alla fine non esco quasi mai durante il giorno. Ah sì, e mi sono dimenticata di dirvi che di solito nella mia night routine spesso e volentieri capita che devo dare da mangiare al mio gatto, che al momento è già sazio perché gli ho appena dato da mangiare ed è qua. Guardate. Fai ciao. E qua bella spaparanzata perché ormai è la pancia piena, non rompe più e niente. Eccomi, mi sto mettendo sul divano, hola, per accedere al relax serale. E niente, guarderò qualche episodio, non tantissimo, anche perché non so che ore sono, adesso ve lo dico, sono già le 10:30, quindi guarderò forse un episodio e poi vado a dormire. Siamo arrivati alla fine di questo video, in realtà io adesso finisco la serata, ho appena finito di vedere una puntata di How I Met Your Mother. Adesso leggerò qualche pagina del libro che mi concilia bene il sonno, no scherzo, però almeno mi porta un pochino avanti con la lettura e poi vado a dormire. Comunque dicevo, siamo arrivati alla fine di questo video,
Spero che vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un bellissimo like. Vi ricordo di attivare la campanella per avere le notifiche di tutti i nostri nuovi video. E ricordatevi che potete acquistare sì il diario e preordinare il libro su tutti gli store online della Mondadori. Vi lasciamo i nomi di Instagram in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Adios!